sono state soprattutto le difficoltà. È stata una tragedia. Sono Francesco, ho 28 anni e sono un dipendente del comune di Bologna. Sono qui a Bologna da 8 anni e sono venuto qua come studente e dopodiché ho senso concorso pubblico e sono entrato dentro il magico mondo del pubblico. Il mercato delle case a Bologna è particolare, nel senso che quando sono entrato io era abbastanza spinto, nel senso costavano abbastanza gli appartamenti, dopodiché dopo 2-3 anni c'è stato un calo, nel senso sia i costi degli affitti sia la facilità di trovarlo c'è stata, costavano di meno le case. Negli ultimi 2-3 anni secondo me sono andate insieme sia il fatto che il mercato degli appartamenti è ripartito e quindi sono aumentati i prezzi sia in acquisto sia in affitto. Aggiungici il discorso Airbnb e arrivi al risultato che c'è adesso. È stata una tragedia, nel senso che allora cercare proprio fra tutte le offerte, capire che cosa significa, su cosa porre l'attenzione. Senza esagerare, la ricerca sarà durata 9-10 mesi. Ho avuto un clamoroso colpo di fortuna nel trovare la mia, perché comunque i prezzi, io l'ho comprata circa un anno fa, il mercato era già ripartito. Districarsi fra la differenza tra l'annuncio e la realtà della casa, quello che viene detto, non detto, cioè sembrano cose elementari, ma in realtà filtrare quello che dice un agente immobiliare o filtrare quello che dice il privato non è così immediato. Poi man mano inizi a capire, a vedere, a renderti conto, il discorso elementare che so degli infissi. Quando tu vedi in un annuncio cucina abitabile, che vuol dire abitabile? Oppure ben arredato, oppure non lo so, appunto, da ristrutturare. Cioè, è tutto estremamente relativo, dipende da tu cosa vuoi, cosa vuole l'agente immobiliare. Cioè, entrano, cioè tutte quelle dinamiche, insomma, che sai che è un discorso che ti durerà nel tempo. Come consiglio cioè proprio spassionato, se c'è la possibilità, proteggersi il prima possibile.